In un meraviglioso terrazzo a vista Duomo, oggi chiacchieriamo di meaningfulness. Cosa vuol dire averla nel DNA? Per noi non è una novità, nel senso che sono 10 anni che parliamo di Meaningful Brand e ormai è entrata nelle pieghe di questa agenzia. Infatti abbiamo fatto questo percorso iniziando forse con un taglio un po' più legato al rispetto dell'ambiente, ma poi nel tempo abbiamo sviluppato un approccio che copre onestamente tutti gli aspetti con cui una marca può diventare significativa per il consumatore, proprio facendo la differenza rispetto a quelle marche che si concentrano magari solo sugli aspetti più funzionali di prodotto, che chiaramente sono l'elemento inderogabile del patto tra marca e consumatore, ma che non bastano al giorno d'oggi per fare la differenza in un contesto competitivo. Un concetto che evolve, ecco, da ieri a oggi, cos'è che c'è da evidenziare maggiormente nel cambiamento? Allora, devo dire che è un momento molto particolare, anche molto importante per noi oggi, perché è vero, come diceva Guido, siamo partiti nel evidenziare quelli che sono i benefit, se vogliamo, collettivi di una marca, per poi dopo andare a focalizzarci anche su quelli più personali. Il bello è che oggi, con anche l'evoluzione dei mezzi, con la possibilità anche per le aziende, no, di avere dei propri mezzi attraverso cui comunicare, non dobbiamo più fare una scelta, cioè non c'è più la unique selling proposition. In qualche modo, grazie appunto alla proliferazione dei mezzi e dei touch point, possiamo veramente dare dei pesi a tutte le tipologie di benefit, quindi veramente la marca si trova in un momento storico, poi devo dire anche per il nostro lavoro, veramente entusiasmante, molto meaningful, proprio perché possiamo andare a evidenziare come le marche rispondono a tutte le tipologie, diciamo, di benefit personali, funzionali e collettivi. E quindi caliamo tutto a terra e diamo in pillole l'how to do per i brand. In breve non è così facile, nel senso che chiaramente è una challenge impegnativa, il contesto sta cambiando, lo diceva Francesca, ci sono 1000 opportunità, ma metterle in fila in una maniera efficiente e costruttiva ed efficace al fine di costruire un meaningful brand non è così semplice. Fortunatamente sono 10 anni che ci lavoriamo, lavoriamo su vari livelli, nel senso, da un lato c'è un tema di processo, di flusso, di come lavoriamo, ma c'è anche un tema di organizzazione dell'agenzia. Oggi siamo sul tetto della Vast Village, in tanti stanno costruendo i village, però di nuovo noi abbiamo iniziato 10 anni fa, quindi ci piace pensare che siamo un pochettino avanti rispetto a questa curva di come costruire un meaningful brand. Abbiamo un processo, ormai tutte le nostre persone sono abituate a lavorare in una logica di meaningful brand, ma poi questa si spacchetta in una serie di elementi molto più pragmatici, tipo per esempio i meaningful media. Tutti ci rendiamo conto di avere dei media che ci sono più vicini, più intimi, più sintonici col nostro modo di sentire, di agire, di comportarci e di interfacciarci con la realtà che ci circonda. E abbiamo definito questo approccio che si chiama Media Experience, proprio perché quel momento, quella scintilla di contatto tra la marca, il consumatore, il contenuto e il contesto diventa un elemento chiave da sfruttare per generare i risultati alla fine di business dei nostri clienti. Per concludere, mettiamoci insomma un po' un cappello di Shakespeare dei giorni nostri, insomma, bisogna essere o diventare, che ruolo ha in tutto ciò la strategia? Sicuramente divenire, la sfida delle meaningful brand è in continua evoluzione, noi ci rendiamo conto che nel tempo essere meaningful assume significati via via in continua evoluzione. Ci piace pensare che abbiamo la capacità di processo, di flusso e di organizzazione per mettere a terra gli obiettivi dei nostri clienti. Allora, innanzitutto bisogna scardinare, diciamo, due concetti. Uno, che meaningful, un po' come diceva anche Guido, non è una parola astratta, nel senso che spesso molte, insomma, realtà, ecco, diciamo così, si riempiono la bocca, no, di questo concetto di meaningfulness. In realtà per noi veramente è un processo. E qui mi aggancio al secondo punto, che è il concetto di strategia oggi, che va un attimino rivista, perché spesso si parla di strategia come un qualcosa che necessariamente sia solo di lungo periodo. In realtà la strategia sempre di più va alimentata giorno per giorno. Proprio per questo è stata una naturale evoluzione quella di meaningful brand in meaningful media e farla diventare veramente una filosofia che sposiamo a livello di village, proprio perché in qualche modo a livello di brand, no, bisogna avere una visione comunque globale e complessiva che veramente viva, no, nel lungo periodo,
i mezzi cambiano ogni giorno e quindi ogni giorno noi ci troviamo sfidati, no, da quelle che sono le challenge di questo mondo, e quindi ogni giorno si va a alimentare la strategia con nuovi insight, con nuove evoluzioni, anche trend, diciamo, non solo comunque legati alla persona o alle aziende, ma proprio anche trend culturali, e questo è un altro aspetto molto forte che comunque consideriamo all'interno della media experience e della meaningful experience.